Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa Tu sei una merda. Perché ti ho fatto? E vai, ci stacci dietro, io guardo là e mi metto a ridere. Dai. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo fuck. E questa volta è un fuck to fun, che era quello lì appunto che voi facevate la domanda, si dice, no? Ho detto bene, sì. Facevate la domanda e noi Fate. Manco voi avete fatto la domanda e noi abbiamo dato la risposta. Però scusa, fact to fan se fanno i fan. No, noi abbiamo dato la domanda e i fan hanno risposto. Appunto, quindi noi se famo i fan. Ma come voglio fare i fan? E la domanda qual era? Vediamo se te lo ricordi. Qual era la domanda? Perché ci seguono? Perché ci seguono? Perché ci seguono? Ora lo scopriamo. Perché qual era la domanda? Perché ci seguono? Perché sei ritardato? Però prima di tutto la top fan. Vai. Mi sembra il minimo. Line on my smile è prima. Ma ne è cambiata. Infatti ne è scambiata. Alessandro Bettiol è secondo. Salito. No, sì, è salito. Prima c'era Epic Gamer. Quindi... No, prima c'era qualcuno. No, sì. E poi c'era Umi. Umi, sì. E Franti, Pregnolato, Dani Fire e Willio. Willoglio. Complimenti, siete ancora ai top. Oh, tutti in top restano sempre loro. Ormai ci hanno messo di fissa proprio col chiodo. Ci sono messi inghiodati. Madonna. Ci seguono bene. Vediamo che ci. E voglio a casa mia per farmi spiccia a casa. Beh, in mezzo ci stanno due ragazze, potrebbero. Dai, leggiamo la prima risposta. Domanda. Allora, dai, domanda. Allora, Axel Mazzocoli, giusto? Ok, hashtag domanda. Perché Mordug è un culo e Singar puzza? Hilda è una banana, Winfer e Belza sono simpatiche e sono molto carine. Grazie. Che lecca culo. Sì, effettivamente. A noi tutti che merda totale, loro sono carine. Lecca culo. No. Vabbè, scusa. A Hilda non gli ha dato della banana, non della appunto merda. Allora, Alessandro Bettiol, domanda. Io vi seguo perché siete unici e diversi l'uno dall'altro, simpaticissimi. Mi fate ridere praticamente in ogni singolo video. E no, mettete impegno in tutto ciò che fate. Poi siete tra i pochi youtuber che rispondono agli iscritti. Spiegate bene tutto ciò che fate, mod, pack, giochini, eccetera. E grazie per tutti i momenti belli che mi regalate e ci regalate. Grazie a te. Che mi regalano e ci regalate. La lacrimuccia. Grazie a voi, cioè sono loro che ci fanno. La lacrimuccia. Ci fanno andare. Infatti, se non ci fossero loro. Alla grimuccia. Allora, Gabriele Bonini. Oh, è da tanto che non sentiamo Bonini. Oddio. Hashtag domanda. Io vi seguo da lontani 100 iscritti. Vero. Se vi ricordate al contest di Natale. Madonna. Mi avete fatto una grande simpatia. Infatti mi sono iscritto e non vi ho mai lasciati. Tranne quando ero molto impegnato. Continuate così. Che carino. Mi sento tradito. Quindi quando abbiamo fatto il balletto, quello di quei gli effetti. Oddio, era un qualcosa di orrendo. Andatevelo a vedere se ancora c'è. Allora, Chris Candela. Hashtag domanda. Vi seguo perché siete dei pazzi e siete troppo divertenti. Non è vero, io non sono ciao, pazzo. Chris. Anche io. Io non filato dentro, no, sopra, stronzo. Okay. Che schifo. Ok. Che schifo. Dark Ray, dovrebbe essere Dark Cry. Dark Cry. Dark Cry. 484. Pure l'altra volta me l'ha detto, eh? Cry. Allora, hashtag domanda. Sinceramente non so perché vi seguo. All'inizio era perché facevate i laghi block. Poi vabbè, sono andato a vedere i video vecchi tipo Airstone fatto Daisy. E poi è iniziata anche la Demeter Pack 2 con Ulizulisse. E mi è dispiaciuto che non avete partecipato alla Pixelmo di Xander. Insultatelo da parte mia, scherzo. No, che scherzi, non insulto veramente. Insultiamo. Xander, vaffanculo. Ecco, appunto. Dimitri Claudio Dragon Gold 96. Febbag domanda. Vi seguo perché siete misteriosi, vi tengo d'occhio. Lol, geniale. Misteriosi. Dan 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 dan. Tu sei una banana coperta. Questo è un futuro stalker comunque. Ok, Dragonic Monarch Channel. Hashtag domanda. Io vi seguo perché mi state simpatici e mi piacciono i vostri video. Nulla, tutto qui. Che carino, vabbè. Grazie. Schietto sincero, veloce. Sì. Quelli sinceri. Sa come dirà le frecce, in teoria. Samuele Franti, hashtag domanda. Vi seguo perché siete mitici, siete pieni di idee tutte vostre. Mordo culo, tu sei veramente simpaticissimo. E Singer, tu sei demente, ma con la demenza conquisterai tutto. No, Belz e Quinfer, voi siete dolci, gentili e simpatiche. Avete una pazienza d'ora a stare dietro a Hilda al Mordughese. Banana, tu sei la banana migliore che conosca. Mi raccomando, non rovinarti mai, banana mia. Oddio, oddio. Prima o poi diventi nera. È una dichiarazione d'amore. Mamma mia, è una dichiarazione, oh. È fidanzato. Marca, dammi il numero e vediamo di fare qualche cosa. Ok, poi ti dammo il numero. La Macedonia. Allora, Harry2.4, hashtag domanda. Non so perché vi seguo, forse perché sono un pazzo come Mordug e perché Singer ha una mentalità che mi incuriosisce. Piazzi viva, Gabumon il migliore. Scusa, ma perché io per la gente so tipo un pazzo da rinchiudere? Questo non capisco. Te lo chiedi pure. È vero. Allora,
mordo culo. Lore. Raffaele Ferrari domanda: no, perché mordo culo? No, perché Norduk. Ah, Norduk. Sei un Norduk. È il Norduk del Nord. Il Norduk. E il Sorduk? È quello sordo. I Morduk stanno arrivando. Ok. Fulmine Galattico, hashtag domanda. Li conosco da molto, grazie al live di Xadi un bel po' di tempo fa e alle collaborazioni con Ulisse e anche quando eravate con i GG. Ora seguo tutti i vostri video sia sul canale principale che sui vari singoli canali. Che grazie. Si chiama Fulmine Galattico, se non sta dappertutto lui. Più galattico del così. E che sei? Ok, Ghostrade 23, domanda: mi piace molto quando Winfer e Belz stanno in pericolo e i singoli rimproveri. Perché dice mordo culo? Ci rimproveri? Ci rimproveri? Io non mi ricordo. Ma quelle cosa che ci sanno. Ma quando cazzo mai pesavo, infatti? Ma quando sono in pericolo, poi. Io sto lì a godere quando morire. Oh, ma manca avessi visto le lollate nostre. Non sapevo nessuno. A me tra poi i singoli non mi cura neanche. Gianto Gameplay, Fabio saluta, domanda: io vi seguo perché non siete come alcuni youtuber che dicono che sono belli, hanno un lavoro figo eccetera. Voi siete gli unici su YouTube, YouTube è un universo, quindi essere così significa che non sia un gruppo normale. Ma sia il gruppo speciale di YouTube. Perché siete onesti e lo dite se avete un problema per collaborare come avete fatto, detto con il tizio brutto. Beh, insomma, io vi seguo. Il tizio con i baffi. Beh, insomma, io vi seguo e vi seguirò fino alla fine del canale. Speriamo mai. Comunque, scusa, un piccolo punto. Il tizio brutto. No, vorrei un attimo fare un piccolo punto. È virgola. Noi non diciamo che non ci abbiamo un lavoro figo perché non ci abbiamo proprio. Noi ci abbiamo tu fai il cazzo, quest'altro fa il pizzaiolo, io le porto. Quest'altro vanno all'università e te lo dico a fare. Poi vanno pullman. Poi dicono che sono belli. Cioè, guardate questo profilo, come fai a dire uno così è bello? Guarda che pure. Faccio da quello. Noi studiamo Trenitalia. Abbiamo lavoro, no? Come gruppo speciale si dice ai bambini. Quelli disabili. Gormax Channel, Febbag Solori, mia Febbag. No, aspetta. Ciao! Vi seguo da quando avete 5k iscritti, quindi 5.000 o poco più, grazie ad un video consigliatomi da un mio amico riguardante il vostro launcher che mi è piaciuto moltissimo e da allora ho continuato a seguirvi, siete semplicissimi, vi adoro. Ah, a proposito, lui chiedeva che fine aveva fatto il launcher. Allora, questa la rispondiamo, il launcher è bloccato perché non può essere aggiornato, serve un codice nuovo, ci serve un nuovo launcher. Quindi se qualcuno è capace a fare il launcher in Java, si faccia avanti. E dica mordo culo. E dica mordo culo. Bello. È la password. Allora. Mi sembra giusto. The Heroes LOL, i feedback domanda. Io vi seguo perché siete simpatici e perché mi piacciono le persone che lavorano in gruppo. Oh, che carino. Grazie. È stato schietto veloce. Ci proviamo. Questa è Umi dal profondo. E la Madonna Gesù. No, stanno imparando tutti da Jonathan. Ormai hanno preso proprio. Cioè, non le fate queste cose. È un commento profondo. Pronti, cioè, pronti, mi carico. Vai. Ingrandisci che ce leggo. Ok. Io ce leggo. Dai. Allora, vai. Allora, non sono una di quelli che dice perché mi fate ridere e basta. E dietro a uno schermo ci sono persone reali che utilizzano il loro tempo a far sorridere delle persone di cui non sanno nulla. Eppure siete un gruppo di persone, amici che nonostante abbiano idee differenti vi divertite e divertite anche me, noi vostri iscritti. Anche se 12.000 rispetto a grandi youtuber non sembrano niente, è già un grande passo. Meritereste molti più iscritti. È una semplice frase che si direbbe a chiunque, ma perché seguire Febbag? Perché grazie alle idee differenti, grazie alla varietà di video che portate sia sui canali singoli che sul canale ufficiale, riuscite a coinvolgere una grande varietà di persone. Da Hildar che porta League of Legends, a Mordo che porta Lucky Block Wars e Promotivo Assurdo la prima partita è sempre persa. Non poteva mancare la simpatica Belz che ci aiuta a gemmare gemme gratis su Clash of Clans, oppure a farci vedere quanto io sia negata nel disegno. E lei semplicemente con una nome di chitarra ti fa un capolavoro. Allora, poi c'è Isingar che mi fa morire da ridere con One Piece o Counter Strike o con le sue fantastiche chiome sexy sulla Bull Panther. E non poteva mancare la tenera Greenfer che nonostante non abbia caricato nessun video nella Pixelmon mi fa morire da ridere. Amo letteralmente i vostri video e la vostra spontaneità. Sì, non vi seguo da chissà quanto, ma in questo periodo ho potuto capire che in ogni video che fate, che sia Minecraft o qualsiasi altra cosa, mi trasmettete tanta felicità. Ho scritto un po' tanto. Sappiate solo che scrivendo questo poema ho riso troppo. Spero che il vostro cammino vi porti a grandi successi e che un giorno io possa avere una foto con voi. LOL, carina, ciao. Carina. Cioè, però come ti legge pure la faccina. Non ci serve tanto, però ha preso tutto, sai, guarda tutti i video, proprio tutti. Tutto. Le chiami sexy. Grazie, è stato bellissimo. Le chiami sexy è bellissimo. Quel video è stato fantastico. Hype.
Vai. Allora, domanda: perché siete 5 e se sommo 5 a 56, che sono gli anni che ho di differenza da mia nonna, sommo il risultato a 5, che sono la dieta di un... La dita, la le dita, dita di un in mano. Aspetta, no, fammi respiro profondo e poi perché se no abbiamo un gatto. E ricordo, perché siete 5 e se sommo 5 a 56, che sono gli anni che ho di differenza da mia nonna, sommo il risultato a 5, che sono le dita di una mano, diviso per 26, che sono i lampioni che fanno le, la luce in via Polpettano 89 in Milano, io divido per due, che sono le nuvole che ci sono in cielo adesso. A quest'ultimo sommiamo una cifra che non riesco proprio a capirla, che è il numero che è saltato fuori mentre sbattevo la testa contro la tastiera. Lo divido per 12/1/2012 e uscirà fuori 7/10/15, che è la data di scadenza dei Kinder Pinguì che ho in frigorifero. Hype. Scherzo, vi seguo perché a differenza degli altri youtuber voi ci siete, rispondete ai commenti e avete un atteggiamento diverso da altri youtuber, che anche perché siete vicini a noi, invece di youtuber molto ragazzi vi ritengono amici. Ma io voglio sapere come cazzo è venuto in mente via Polpetta. Ma via Polpetta no, io la vado a cercare. Io la devo andare a cercare su via Polpetta. Magari ci vede lui. No, te lo giuro che... No, se esiste io mo... Cioè no. Alpe, diccelo, esiste veramente. Diccelo, Alpe. Cioè andare via. Andiamo a Milano. Ok. Italuca. Domanda: come avete reagito quando su Real Power Vega Steppen e Anima hanno fatto la vostra mappa? Io mi immagino un Mordu che va in giro nudo. No, no. Mordu che era... Raga, avete visto? Raga, avete visto? Alla terza, raga, raga, ma avete visto? E poi sono andato subito a ringraziare la prima, via chat, messaggi privati. La prima l'ha fatta Vegas. Sì, sì. Sì, Vegas. Che io l'avevo... danno all'Ordo prima. No, tipo del trio. Del trio, perché Vegas gliel'ho passata io. Vabbè. E praticamente io l'ho mostrata e però non mi aveva ancora risposto. Poi quando l'ho fatta senza dire niente sono rimasto come per di. Allora l'ha fatto. Pietrificato. L'ha vista. Quindi non sei andato in mutande? No, non sono andato in mutande. Ok, andiamo avanti. Ecco qua. Allora. Io devo premettere. Io le devo premettere che l'ho letta già, ma sto leggendo di nuovo. Allora. Allora, io vi seguo per 5 motivi e se non leggere tutto il commento mi offendo. Già avevo letto. A me basta che lo leggete tutti con attenzione, almeno off camera. Quando commentavo un video, soprattutto i video inerenti alle mode, ricevevo sempre una risposta e mi trovavo sempre d'accordo con ciò che leggevo. Alcuni di quei commenti si trasformavano in una sorta di chat in cui mi divertivo. Ok, due, non sono un fan dei cheat, soprattutto quando vengono usati per intracciare gli altri giocatori, ma quando li usa Isengard mi diverto sempre. I cheat sono belli. Cheatone maledetto. Una delle prime serie che ho seguito su questo canale era Castle Crash Rita. E quando diceva frasi del tipo adesso citto, diciamo che pensavo vai così distruggili. Infatti era così. Ecco. Poi 3, adoravo l'innocenza di Winfer, mi strappava il sorriso ogni volta e anche se adesso è diventata più attiva nel rispondere ai commenti e alle battute, la trovo sempre simpaticissima. Ma che vuol dire? Io non ho... Nel senso che si è diventata un pochino più attiva. Innocenza. Ok. 4. Bels ha sempre avuto un carattere forte, simpatico e anche dolce. Non si lascia abbattere facilmente neanche dai Isengard e per questo lo rispetto. Fermi. Nessuno batte Isengard. Tutti battono Isengard, sei una pippa pure sull'olio. Nessuno. Allora, 5. Ildan non compariva molto spesso nei video, ma quando c'era mi faceva ridere, soprattutto con la sua skin e il soprannome Banana. Ora sta partecipando ai video con più frequenza e mostra il suo lato comico, che mi fa sempre ridere, soprattutto quando vi fa uno scherzo. Sempre. Bastardo. Aia. Sempre prende per culo. Allora, che... ringrazio la Keyblock di esistere, perché se non ci fossero stati io non avrei mai cercato mappe dedicate a questa bellissima modalità. Il che avrebbe voluto dire non vedere le vostre la Keyblock Challenge, quindi probabilmente non avrei mai iniziato a seguirvi. La comicità che mettete nei video mi fa sempre ridere, almeno un pochino. La serietà che ci mettete mi piace, perché di video interamente comici ne vedo anche troppi. E la passione che mostrate mi fa pensare iscrivermi a questo canale è stata un'ottima scelta, di cui non mi pentirò mai. Quindi continuate così, migliorate sempre di più e siate sempre uniti dentro e fuori dal canale. Io mi trovate l'amo dal cazzo questo. Unite al cazzo. Sembro pazzo. No, tu sei pazzo. Tu sei un Allora, andiamo avanti. Lorenzo. Lorenzo Lanzarotto. Domanda: perché siete simpatici e mi fate ridere sempre? Siete delle persone semplici e non avete paura di dire la vostra. Vi ringrazio di aver aperto il canale. Vi adoro. Oh, grazie. Come si fanno i film? Allora, Lion King 54. Domanda: io vi seguo perché siete simpaticissimi, mi alzate il morale anche quando sono tristissimo, mi strappate un sorriso anche nei momenti difficili. Ognuno di voi ha un carattere diverso dall'altro, in modo che ognuno sia costruito il suo personaggio basandosi sul proprio carattere.
siete fantastici e dovete continuare così a collaborare, a sostenervi a vicenda, a fare video. Siete molto attivi con i vostri iscritti e questa è una cosa che pochi youtuber fanno. Quale personaggio sono proprio così, cioè nel senso? No, lui dico ha fatto il personaggio su te stesso, vuol dire che sei tu più te stesso. Sperato. Sei tu. Vabbè, sei brutto uguale. Allora. La prima classifica. La prima in classifica. Vai. Domanda, io vi seguo per Esi. Ovviamente scherzo, vi seguo te perché mi piace Minecraft e perché siete molto simpatici e mi strappate un sorriso ogni volta che guardo un vostro video. Poi voi ascoltate sempre i vostri iscritti e gli rispondete. Altri youtuber non rispondono mai. Spero che la risposta vi sia piaciuta. Bacini. Io ripeto, perché abbiamo la possibilità, cerchiamo di rispondere a tutti. Ogni tanto io leverei ovviamente scherzo, però per adesso tutto qua. Allora, andiamo avanti. Allora, Gianmarco Rossi domanda: io vi seguo perché penso che vi completiate a vicenda. Ad esempio, quello che non è Morduk lo è Esi. Ciò che non è Bez lo è Ildar. Cioè, quindi il fattore che tu non sei un culo. Ma poi leggi quello che. Per questo penso che faccia una bella coppia nella serie. Mi sa che lei ha confuso le persone. Mi sa che sì, si è confuso. No. E poi c'è Quinfer che è Quinfer. E io so. E lei non si tocca. E io so. Ti prego, Morduk, completami. Ildar, fu. Sì, no. Non siete della stessa altezza, che ne sbagliavo. Allora, Matti Color Official domanda: perché siete i migliori e siete simpatici e con voi alla fine si stringe amicizia. Oh, che poi stringe amicizia. Amici. Ok, Mauri 05 domanda: vi seguo perché siete, come apparite, unici e diversi uno dall'altro, ovviamente divertenti. Grazie. Allora, Luigi Molotierno domanda: uno, essendo in 5 riuscite a portare una grande varietà di video che oggigiorno su YouTube non c'è quasi più. Quasi. Due, per quanto riguarda l'aspetto dei vostri video sono molto ben fatti e ciò comporta aumentare di lavoro come se non fosse già abbastanza. Grazie. Mi limiterò a scriverlo solo i due motivi principali, poiché se dovessi scrivere tutti verrebbe un commento troppo lungo. Sayonara. Carino. Però io sarei curioso di sapere anche gli altri. Per favore. Ok. Nicolas 10 Montex domanda: vi seguo dal video della lollata con Luke. Anche se non mi piace LOL, ho visto alcuni video della Sky e da allora vi seguo. La Sky Factory. Sky Factory. Madonna, sembra un sacco lo fa. Quando è che esce il posto della Sky Factory 2? Riccardo Noia, feedback domanda: vi ho conosciuto tramite Luke dal suo video di LOL con voi e mi sono deciso a iscrivermi per un video in particolare Monster Hunter di Ildan. Che non fa più. Da allora siete stati i miei preferiti. Che non lo fa più. Quindi pensa tu, il tuo video di Monster Hunter. L'unico video ha portato Riccardo. Dove ammazzava i gembrei. Che cazzo ammazzava? Ok, Pillov. Non è una domanda, ma semplicemente volevo dirvi di continuare il percorso che state facendo. Siete bravissimi. Mi seguo da quando avevate 300 iscritti. E ancora oggi sono qui a vedere i vostri video. Siete grandi. Peace. Carino. Peace and love. Grande. Poi Stefano Podavite. Magiste? Ok. E Febac domanda: vi seguo perché siete divertenti, ma anche per capire fino a che punto è singer e frocio. Ma vuoi sapere fino a che punto sono frocio? Ma che schifo! Tanto facile. Ma che succede? Niente. La madre se non mi sa. Cioè, lui ha preso il. Okay. Ma che morto! E fammi la pace, gli ho toccato il pacco. No, basta. Sì, ma è lui frocio. E gliel'ho strizzato. È lui. È la collaborazione. Ma basta queste collaborazioni. Le collaborazioni sono la forza di YouTube. Sono diventato più forte adesso. Okay. Daniele Pregnolato, i feedback domanda, scusa. Io vi seguo perché siete davvero strambi a modo vostro, ovviamente in senso positivo. No. Va bene. Aspettate, mi chiamo andato in maniaco possessivo. Sì, pure frocio. Eugenio Pucillo domanda: io vi seguo perché prima cosa vi insultate e rimanete sempre amici, e poi insieme riuscite a essere uniti e essere divertenti e allo stesso tempo intelligenti. E alla base dell'amicizia. Questa faccia ti sembra intelligente? No. Questa. Perché quella? Tu hai una banana. La banana già non ce l'ha il cervello. Aspetta, di base. Faccio intelligente. Scusami. Aspetta, guarda. No, questa è da sexy. Ok. Vincent Russo domanda: vi seguo perché siete simpaticissimi e quando state insieme siete divertenti. Quando? Allora, The Show 4, io vi seguo perché siete l'unico gruppo di youtuber su YouTube. Perché siete simpaticissimi e perché Ildan è una banana. PS, se il corridore ha sbagliato qualcosa, spacco il telefono. Sì, hai sbagliato. Sì, sì. No. Perché ciao, forse la scrive di youtuber su YouTube. Ah, invece che è vero. Ciao, sì, telefono. Addio telefono. Banana, Ildan, non lo so.
The Slifer 73 domanda: vi seguo perché siete dei bravi youtuber e mi fate ritornare il sorriso nei periodi bui. Oh, carino. Eh beh, sì, perché quando, accende il video sta accennando. Scusa. Si illumina di mezzo all'esplosione della Key Block. Una cazzata, carino. Oh, oddio, santo. Ok, allora ragazzi, abbiamo visto tutte le vostre, quindi risposte tutti i vostri motivi. Risposte alle alla nostra domanda. Risposta alla nostra hashtag domanda. Hashtag domanda. Era, anche se erano Va bene, allora dalla prossima ricominciamo con le domande che fate voi a noi e scegliete un tema, scegliamo un tema per farvi una domanda a voi. Qual è il vostro youtuber preferito? Sì. Sì, 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 okay. Qual è? E quindi, che cosa, ragazzi, gli piace? Il primo che dice mordo culo, io meno. Ecco, mo tutti mordo culo, la spalla del mordo culo. Va bene, ragazzi, come al solito, i feedback rispondi, i feedback salutami e anche hashtag domanda a sto punto. Sì, sì, dai. Va bene, alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.